Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi finalmente riesco a fare questo video dove vi farò vedere la collezione completa di tutti i Funko Pop Capitan America usciti finora. Siamo a circa metà febbraio e qua ci sono tutti. Allora, io direi di partire subito dai primi e andando avanti un po' sia in ordine di uscita della Funko sia seguendo l'ordine dei film e sia di Capitan America che degli Avengers, diciamo. Allora, il primo è lo 06 regular. Questo è un pop molto facile da trovare e ha la prima divisa classica di Capitan America, lo 06. Poi dello 06 abbiamo altre versioni particolari. Questa è quella del Comic-Con col bollino e ha i pantaloni neri, praticamente uguale all'altra ma ha i pantaloni neri. Poi le versioni più rare, qua dello 06 ci sono i più costosi e più rari da trovare. Questo è quello di Comic Aids Metallic Unmasked col bollino. Anche questo sta diventando difficile da trovare e sta salendo di prezzo parecchio. Poi i due pezzi forti della collezione. Allora abbiamo il 240 pezzi Gemini Collectible bianco e nero, questo ormai è rarissimo e in teoria dovrebbe valere di più perché essendo 240 pezzi è più difficile da trovare, però in realtà il pezzo assolutamente top è lo 06 Metallic, che è un 480 pezzi del Comic-Con, assolutamente un pezzo unico. Non solo per Capitan America, ma per i pop in generale, perché sono i più vecchi, i primi, e quindi oramai sono veramente difficili da trovare. Mettiamolo qua. Poi abbiamo, andando avanti con i film degli Avenger, questo è il primo, è lo 010, il primo film degli Avenger, e questo è il Capitan America. Poi avevano fatto di questi, c'era Iron Man, Hulk, Thor e Nick Fury. Ok, mettiamolo qua. Poi ci sono tre del numero 159. Anzi, no, in realtà sono due, solo che uno io ce l'ho doppio perché ha il doppio bollino. Questo è il Capitan America con lo scudo fotonico, Photon Shield. E fatti per il 75esimo anniversario, questi fanno parte più che altro della storia dei fumetti di Capitan America. E lo stesso Pop, però, qua ce l'ho con due bollini differenti, è del 159. Poi, sempre del 159, c'era la versione sepia, che ha questa colorazione un pochino più, non sbiadita, però sembra una cosa un pochino più vintage. Ok, sempre a 159, anche la parte dietro ricorda che fa parte del 75esimo anniversario e sono delle versioni così, un po' particolari da collezione. Mettiamolo qua. Poi, primo film di Capitan America, diciamo. Abbiamo questo che secondo me è uno dei più belli in assoluto, sia per come è colorato, perché è veramente dipinto in maniera perfetta. Con la giacca di pelle ed è l'unico Capitan America con lo scudo triangolare, il primissimo scudo, il caschetto da moto, molto molto bello, è uno dei miei pezzi preferiti. E questo adesso si trova sugli 80-100 euro, diciamo. Ok. Primo film di Capitan America, e poi c'è questo personaggio che non è un Capitan America, però secondo me chi ama i Marvel non può farselo mancare, Stan Lee, che nel film fa un piccolo cameo, personaggio unico, rimpianto Stan Lee. Sempre del primo film abbiamo un movie moment, ed è questo, ed è Capitan America vs Red Skull, quando sono sull'aereo e combattono. Il momento prima che Red Skull prenda in mano il Tesseract e venga dissolto e lanciato nello spazio, diciamo. E questo è un'occasione per avere un Red Skull, a parte lo storico, quello
dei primi, che anche quello adesso è diventato molto molto caro e introvabile, che sarebbe poi praticamente questo. A parte nella prima serie, e anche questo ormai è diventato proprio difficile da trovare. Poi andiamo avanti col secondo film. Allora, Capitan America The Winter Soldier. Questo è il 41, ce ne sono 4 del numero 41. Questo è il regular. Bello perché ha la tuta, la divisa un po' diversa, inizia a cambiare un pochino. Quindi questo è il primo dei 41. Poi ci sono le versioni speciali. Questo è di Toy Matrix col bollino ed è la versione unmasked, senza maschera. Poi, sempre dei 41, ne abbiamo due particolari e sono questo di Barney Noble, che è il bianco e nero, 41 bianco e nero, spero che si veda, sì. Ok. Esclusiva Barney Noble. E poi ne abbiamo un altro che veramente sta diventando anch'esso raro e introvabile, perché è il Glow in the Dark di Hot Topic. Questo quando si illumina al buio è proprio bello, perché si illumina tutto, con tutta la tuta, e ha un colore proprio bello. Parte dietro della scatola. Ok, questo era The Winter Soldier ed erano i 4 numero 41. Poi abbiamo i due di Avengers Age of Ultron. Allora, questo è il 67, quello classico, diciamo, con la nuova divisa nella posa normale. E poi c'è una versione speciale, che è questa, col bollino, sempre di Age of Ultron, che ha un'altra posa ed è unmasked. Ok, e questi erano i due del secondo film degli Avenger. Poi abbiamo, qua ne abbiamo parecchi di questo film, sono quelli di Civil War, qua ce ne sono appunto tanti. Il terzo film di Capitan America, dove però in realtà c'erano praticamente anche tutti gli altri Avenger, diciamo il 125 regular. Sono un mucchio di riflessi, spero che si veda bene. Ok, così 125. Poi abbiamo questo, che era esclusiva GameStop, penso GameStop americani, non qua in Italia. Un po' diverso nella posa. Sempre di Civil War. Poi ci sono questo B-Pack di Underground Toys, Iron Man versus Capitan America, B-Pack. Cerco di farlo vedere senza riflessi. Così. Ok. Mettiamolo qua. Poi abbiamo questo quadripack, diciamo, che tra l'altro costa veramente poco, non so, probabilmente non ha avuto molto successo, dove c'è, questa è la scena dell'aeroporto, dove c'è Spider-Man con lo scudo di Capitan America, poi ci sono due portachiavi e si trova sui 25 euro più o meno, abbastanza facile da trovare, non lo vuole nessuno probabilmente. Poi c'era, allora, questo 5-pack esclusiva Disney Store, si vede? Sì. Allora, dove c'è Black Panther, Agente 13, Capitan America, Iron Man, Crossbones, bello, col bollino. Mi sembra siano 5.000 pezzi, ma credo. Qua sì, limitato a 5.000 pezzi col bollino del Disney Store. Sempre di Civil War. Poi, mettiamolo qua. C'era la. Andando avanti, la Collector Corp di Civil War. Con un po' di gadget, un po' di cose varie. La maglietta.
per quanto riguarda i pop, adesso lo metto qua, c'era la versione che sarebbe tipo questa, però qua Capitan America e Iron Man sono in combattimento, mentre qua erano nella posa normale, statica. Ok, qua invece nella Collector Corps li hanno fatti come se stessero combattendo. E con questo abbiamo concluso la fase di Civil War. Ci stanno? Metto qua, ci stanno più. Poi abbiamo, andando avanti, Infinity War. Qua Capitan America è cambiato la barba, in realtà Steve Rogers non era più Capitan America in questa fase, non ha più lo scudo, e questi che a me sinceramente non piacciono tantissimo, però vabbè, fanno parte della collezione. Quindi Capitan America 288 con la barba, metto qua. E poi c'era il 299 di Walmart, che è praticamente uguale a un'altra posa. Ripeto, non sono tra i miei preferiti, però comunque fanno parte della storia di Capitan America, quindi non potevano mancare nella collezione. Sempre di Infinity War abbiamo il movie moment nel combattimento di Capitan America contro Thanos. Si vede, non si vede. Queste scatole è sempre un macello far vedere senza riflessi. Niente, va bene, questo. E boh, poi andiamo avanti e abbiamo l'ultimo film, Endgame, e qua ne abbiamo di nuovo qualcuno. L'ultimo film degli Avenger, qua abbiamo Capitan America con la tuta diversa, 450, si vede. Ok. Poi c'era questa versione speciale, in questa box esclusiva, la pellicola ancora sopra, ok, dove troviamo all'interno questa maglietta e il Capitan America Glow in the Dark, uguale al precedente, però qua diciamo che è Glow in the Dark. Infatti il numero è lo stesso, il 450. Mettiamolo qua. Poi abbiamo la versione di Hot Topic, 464. Hot Topic Exclusive. Poi abbiamo... Ah, c'era anche questa versione che era uscita negli Stati Uniti con il portachiavi. Questo era un bundle dove c'era portachiavi di Capitan America e la maglietta. Questa in realtà è una maglietta per ragazzini, infatti la taglia è una M, però evidentemente una M per bambini, con la maglietta di Capitan America e il suo portachiavi. Questo era un bundle. Ok, andiamo qua. E poi c'erano due versioni di Capitan America. Allora, con questi secondo me sono tra i più importanti da avere, perché sono la versione di Capitan America con lo scudo e il martello di Thor. Perché come sapete, alla fine Capitan America si rivela l'unico degno e puro di cuore per avere l'onore e diciamo il privilegio di sollevare il martello di Thor. E infatti questo è quello esclusivo della Collector Corps, che io però non ho preso tutto, ho preso soltanto questo Capitan America. E poi c'era la versione, questo è un regular, si trova, l'ho preso da GameStop, questo bellissimo con lo scudo spezzato e nella mano si vede, di qua ha sempre dall'altra parte il martello di Thor. Poi c'era la polemica che qua ha il martello nella parte, nella mano giusta, mentre qua invece era girato al contrario, però vabbè, adesso a parte polemiche varie, sinceramente questo è uno dei più belli, sia perché
poi a tutti i fulmini, a tutta la parte sotto. Di questo sembrava ne dovessero fare una versione Glow in the Dark, che però ad ora non è ancora uscita. Bellissimo. E dà un valore particolare, come dicevo, per quanto riguarda il film, perché riesce a... perché si vede intanto lo scudo spezzato, come nel film, e poi ha il martello di Thor in mano, che è una cosa particolare. Ok, queste erano le versioni, diciamo, riguardanti film e storie del personaggio. Poi nel frattempo hanno fatto delle versioni particolari, commemorative ancora, diciamo, questo è l'80° anniversario ed è Capitan America Patina. Ad alcuni non piacciono i patina, a me piacciono tantissimo. Molto bello. Abbiamo questo che in realtà non è un Capitan America, però io l'ho messo lo stesso nella collezione. È Capitan America venomizzato, un Venom Capitan America. Poi questa che, vabbè, diciamo nella collezione ci sta, le versioni natalizie, Capitan America Pupazzo di Neve della Marvel. Avevano fatto anche... Vedete, Groot, Thanos, Rocket, vabbè, mettiamolo qua. Poi la versione dorata. Questa in realtà fa parte di Age of Ultron. C'è scritto qua. È la versione dorata. L'avevo preso da GameStop, mi sembra. E poi infine l'ultimo uscito, che non mi piaceva per niente vederlo nelle foto, poi dal vivo invece è molto molto bello, ed è il Capitan America. Non so se si vede l'effetto legno col bullino. Questa è un'esclusiva di Entertainment Art, arriva dagli Stati Uniti. Non so se si vede l'effetto legno, comunque. Ok, va bene, questi sono tutti i Funko Pop, come dicevo, usciti finora. Ho visto che ne sono stati presentati altri, che però al momento non ci sono ancora. Ed è tutto, grazie per avermi seguito, a presto, ciao.